iniziato a Palazzo Lascaris l'esame del disegno di legge contro la violenza di genere e per il sostegno alle vittime e ai loro figli. Tra le novità il piano triennale di interventi, l'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio e il codice rosa che garantisce nei pronto soccorso un percorso multidisciplinare per le vittime di violenza. Una delegazione di sindaci dell'Alessandrino, dell'Astigiano e del Cuneese, a Torino per difendere l'ospedale di Acquiterme, è stata ricevuta a Palazzo Lascaris al termine dei lavori dell'Assemblea. L'assessore alla Sanità ha annunciato che sul tema è istituito un tavolo di lavoro. In Piemonte si stima un'evasione del canone RAE pari al 17%, contro il 37% nazionale. Ma la nostra regione è tra le più penalizzate nella ricezione del segnale. È quanto emerso dall'audizione del Corecom Piemonte, che sta predisponendo una mappa delle principali criticità nella seconda commissione del Consiglio regionale. Il presidente dell'Assemblea piemontese, Mauro Laus, ha partecipato alla cerimonia dello Sportivo Piemontese 2015 al Politecnico di Torino. Premiato l'allenatore della Juventus, Max Allegri, alla presenza di varie autorità, tra cui i presidenti nazionale e regionale del CONI. Un tormentato dopoguerra, l'esodo Giuliano Dalmata nei cinegiornali, è il titolo del documentario proiettato al Cinema Massimo di Torino in occasione del Giorno del Ricordo, il 10 febbraio. La serata è stata promossa dal Comitato Resistenza e Costituzione. Evelina Cristillene e Paolo Comoglio hanno ricevuto a Palazzo Lascaris i premi San Giovanni 2015 istituiti nel 1989 dall'Associazione Piemontesa. Con le istituzioni civili e militari sono intervenuti Giandui e Giacometta e gruppi di figuranti in costume provenienti da varie province piemontesi. C'è tempo fino al 28 febbraio per partecipare al terzo Piemonte Visual Contest, concorso su digitale, dati, mappe e creatività, organizzato da Consiglio regionale, Topics e CSI Piemonte. Questa edizione si propone di raccontare il territorio piemontese e le sue trasformazioni.